Marche Nord è un pedino importante a livello regionale, si rilancia un 2017 ancora tutto da programmare, però con punti fermi che sono stati creati in questo 2016. Sì, oggi è giorno del bilancio, guardiamo risultati e attività raggiunti nel 2016, un anno importante, secondo me di grande crescita di quello che è l'ospedale. Si è portato fino in fondo il trasferimento delle attività previste su Fano, è stato un impegno che era di tanti anni fa mai realizzato, nel giro di pochi mesi è stato fatto, segno della coerenza con cui si porta avanti il progetto. E il budget è stato notevolmente migliorato, finalmente sono partite le assunzioni, che era un punto debole della struttura, rifatto tutto l'asset dei professionisti, delle guide, delle strutture principali, diciamo, quegli elementi che servono alle macchine per funzionare al meglio, tutti quanti traguardati raggiunti. Quindi il 2017 parte da premesse molto forti e quello che ci aspettiamo tutti quanti sono i risultati, quindi vedere i numeri che crescono, maggiori prestazioni, più risposte ai cittadini all'insegna della qualità e della quantità e ovviamente il 2017 anche finalmente tutta la partenza del percorso della nuova casa di questa struttura che oggi vive su 3 impianti e ha bisogno di andare in un unico luogo per esprimere al meglio anche da questo punto di vista le proprie potenzialità. Incamerando insomma, eccellenze in ambito professionale nel secondo semestre del 2016 si è anche avvertita una controtendenza della mobilità passiva, questo è un buon segno. Guardate, le mobilità passive le misurano 2 anni dopo, quindi quando sentiamo un dato, il più delle volte è un dato di 2 anni fa, è una cosa piuttosto difficile da accogliere. Noi stiamo lavorando per rafforzare al massimo la sanità marchigiana in generale e quella del nord in particolare, proprio perché da qui c'è la maggior mobilità passiva. Da amministratore, mi ricordo tanti anni fa, guardavano le classifiche che escono sulle comunità, ci mettevano sull'ambiente l'85esimo posto, facendo un lavoro importante, siamo andati nella parte bassa della classifica, siamo vicino alle prime 10. Bisogna fare la stessa cosa, prendere quelli che sono i dati storici di una mobilità passiva molto alta, fare quello che serve per andare a invertire questo dato. E ce ne accorgeremo un po' più avanti perché dicevo, la lentezza della pubblicazione dei dati è quella, ma la cosa più significativa è riuscire a dare veramente, insomma, concretamente questo spazio e sentire i cittadini più soddisfatti perché trovano qui le risposte ai loro bisogni. Ultima considerazione, ospedale unico, partita chiusa, partita ancora aperta, pedini in movimento, qual è la situazione? La situazione è che all'inizio del prossimo anno daremo l'incarico per progettare questo ospedale e nell'area di Muraglia, così come si è deciso insieme ai sindaci, quindi la partita va avanti, era programmata da tanti anni anche questa in regione, ma finalmente la realizziamo e credo sia il giusto completamento, dopo aver però rafforzato molto la struttura in termini di personale, di servizi, di qualità delle persone. Cioè, prima abbiamo curato il contenuto, portato fino in fondo quel progetto e oggi possiamo guardare con più serenità e più forza il contenitore. 129 del comparto e 21 procedure.